Buongiorno, benvenuti in Class Live. Sono Messina Alberto, Product Manager macchine da raccolta di Class. Oggi parleremo di trince semoventi Class. Nella fattispecie, alle mie spalle vediamo la più grande di Class a Class, la Jaguar 980, equipaggiata con testata 10 file Orbis 750. Ma vediamo come si compone la famiglia della Jaguar 900. Dal più piccolo modello, la 930 da 462 cavalli, al più grande modello 980 da 884 cavalli. È una gamma molto completa che riesce a soddisfare tutte le esigenze dei clienti in termini di comfort, affidabilità e per esempio guardiamo alcuni particolari della Orbis 750. Come vedete è composta da dischi grandi e dischi piccoli che insieme riescono a realizzare un flusso a V del prodotto in modo da convogliare nel miglior modo possibile il prodotto nella parte centrale dove c'è il canale di alimentazione. Altre peculiarità che abbiamo sulla macchina, la possibilità di avere un optional come l'autopilot che con questi due archi tastatori riesce a pilotare tra le file di mais la macchina esattamente in modo automatico. Nella parte centrale del canale di introduzione le novità sono che vi è la possibilità di avere la trasmissione della testata variabile unitamente alla trasmissione dei rulli. Questo comporta il fatto di avere sempre l'esatta velocità per avere la migliore qualità di taglio. La novità di quest'anno è data dal fatto che offriamo nuovi rotori V36, V28 e V24 con la possibilità di montare mezzi coltelli in modo da realizzare una lunghezza extra lunga che comporta insieme all'MCC Shredlage che è il nuovo concracker che abbiamo lanciato l'anno scorso e ci consente di realizzare quei tagli extra lunghi da 26 a 30 mm che ci consentono di realizzare un prodotto strutturato, quindi realizzare per quanto riguarda l'alimentazione bovina e un migliore benessere animale. Senza dimenticare altre tipologie tipo il Max Cracker, che è un concracker a tronco di cono che ci consente di essere più intensivi sul processo che avviene attraverso i mantelli del concracker. Se ci spostiamo sul lato destro della macchina, abbiamo la possibilità di vedere il grande motore MAN 12 cilindri 24.000 di cilindrata con una potenza massima di 884 cavalli. La macchina è corredata di dynamic cooling, che significa la ventola di raffreddamento a velocità variabile in funzione della potenza richiesta in quell'istante al motore. Come pure è importante la mappatura variabile delle curve di potenza, Dynamic Power, che ci consente di elargire da parte del nostro propulsore la potenza richiesta in quell'attimo. Quindi si va a risparmiare fino al 20% di consumi sul carburante, ovviamente nel campo di carico parziale del motore. Se ci spostiamo dalla parte sinistra, possiamo vedere la cabina molto confortevole dalla quale l'operatore riesce a gestire con il sistema Cebis tutti gli apparati della macchina, tenerli sotto controlli e registrarli. Dicevo cabina molto confortevole, insonorizzata, ma la tecnologia è stata evoluta. Abbiamo sistemi di telemetria, telematics, che consente all'utente finale di governare tutto il proprio parco macchine e laddove necessario eseguire magari alcune correzioni, laddove magari ci sono dei tempi morti. Se guardiamo il tubo di lancio, un'altra innovazione che noi proponiamo è il sistema Autofill. È un sistema a telecamera 3D che ci consente di vedere il perimetro esatto del rimorchio e in questo caso riuscire a pilotare il tubo di lancio in modo automatico.
E per finire, l'ultima novità che noi proponiamo ai nostri clienti per quanto riguarda le semoventi è il remote service. Che cos'è? Non è nient'altro che una telemetria che utilizza il nostro sistema, servizio tecnico, e consente in remoto di fare una esatta diagnosi del veicolo a distanza, insomma, senza essere presenti direttamente nel campo, che è un'innovazione che ci permette appunto di essere più tempestivi per magari gli interventi che occorre fare sulla macchina. E con questo vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon raccolto con Class.